Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Questo è il mio let's play in italiano di Pokémon Fire Ash, dove nello scorso episodio avevamo preso uno dei Pokémon di Ash, uno degli iconici Pokémon di Ash, il nostro Bulbasaur, guardatelo qui. A livello 12 lo abbiamo già allenato fino a livello 19 e gli abbiamo dato la pietra stante per non farlo evolvere. Ora entriamo in questo centro Pokémon e parliamo a questi due simpatici signori. Ho un item incredibile, ma a quanto pare nessuno ne sembra degno di averlo. Chissà che oggetto incredibile ha quel tipo, eh? Tu ne sai qualcosa? I had a worthless Charmander before, but I ended up ditching it. Yeah, I got rid of it. So what? Questo qua ci dice che, come ricorderete anche nell'anime, è il ragazzo che dice che aveva un Charmander, ma che era troppo debole, così l'ha abbandonato. E infatti voi... qui sta piovendo. Vi ricordate, no, cosa succede nell'anime? Un centro Pokémon, la pioggia, un ragazzo che dice di aver abbandonato un Charmander. E guardate qui infatti chi troviamo. Charmander. Guardatelo lì. Abbandonato su una roccia ad aspettare il suo allenatore. Charmander? Vorresti prendere Charmander con te? Ovviamente sì. No, non diamogli un soprannome. E diamo un'occhiata a questo Charmander. Livello 15. Eccoci qua. Hardy Nature. Devo andare a vedere cosa fa la natura Hardy. Come abilità Blades, va bene. E come mosse ha Lancia Fiamme, Fulmi Sguardo, Ira e Skull Bash. Cosa? Ok, Skull Bash è quella che dura due turni, quindi è quella che fa cagare. Però Lancia Fiamme, ragazzi. Cioè, un Charmander con Lancia Fiamme direi niente male. E come statistiche comunque ha 24 di attacco speciale e 24 di attacco fisico. Ha tantissimo di attacco, 24 di difesa. Niente male. Niente male davvero. Come IV ha... Disa 28 in attacco. Ok, va bene. Va bene. A questo punto torniamo al centro Pokémon. E l'allenatore è sparito. Mentre lui ci dice: oh, sembra che tu sia un trainer amorevole, un allenatore amorevole. Prendi questo. E ci dà Charcoal, l'oggetto che potenzia le mosse di tipo fuoco, che ovviamente daremo, non use ma give, a Charmander. Charcoal, eccola qua. Potenziale mosse di tipo fuoco. E a questo punto poi andiamo a mettere per primo Charmander e iniziamo ad allenarlo a manetta, ok? Lo faremo evolvere subito a Charizard appena riusciremo a farlo. Purtroppo piove, quindi le mosse di tipo fuoco sono indebolite. Però sul percorso 25 per fortuna smette di piovere. Ok, ah, qui c'è la squad di Squirtle. La squadra di Squirtle si rifiuta di farti passare. Continuiamo da questa parte allora. C'è un allenatore, no, è un vigile. The Squirtle here are a bunch of mischief, Pokémon abandoned by their trainers. Ci dice che appunto gli Squirtle qui sono una banda di Pokémon dispettosi abbandonati dai loro allenatori. Diamo un'occhiata in queste casette. Salve. Vermilion City is south of here. Ok, ci dice che mi sembra Aranciopoli. Vermilion City sia Aranciopoli. Ci dice che è a sud di qui. Quindi è oltre quelli Squirtle, evidentemente. Gli Squirtle qui stanno sempre causano sempre guai. Non cambiano mai. Invece li faremo cambiare, li faremo cambiare. Ancora tu? Oh, il Team Rocket. Sembra che tu... Are you here to stop our plans to use the Squirtle? Sei qui per fermare i nostri piani appunto di usare lo Squirtle? Sì, sì, ovviamente. Fermeremo i tuoi piani. Voi non userete questo Squirtle. Un Ekans a livello 18. Vediamo quanto male gli facciamo con Lanciafiamme. Ok, lui con Morso ci farà davvero male. Ma noi abbiamo Lanciafiamme, ok, no, cambiamo Pokémon assolutamente. È troppo debole per combattere questo Charmander per ora. E mandiamo contro Ekans Pidgeotto, così nel caso in cui dovesse usare Fossa non ci farebbe nulla. Ok, no, lui continua a usare Morso.
E noi allora lo uccideremo con una raffica. Ok, resiste, questo Ekans. E ci usa anche a volci botta. Forte il Team Rocket comunque. Mi piace che l'abbiano reso un po' più forte del solito. Coughing, vai, mandiamo di nuovo Charmander. Dobbiamo allenarlo così purtroppo. È l'unico modo che abbiamo per allenarlo. Ok. E mandiamo a questo punto Pikachu contro Coughing. Con questo Coughing Charmander dovrebbe già prendere il livello 16. Vai con Thunderbolt. Smog ci avvelena? Sì, ci avvelena anche. Vedete che il Team Rocket è forte in realtà, eh? Ok, Charmander al livello 16. E già si evolve, giustamente, perché bastava fare un livello per evolversi in Charmeleon e diventare già molto più forte. Perfetto. Parliamo a questo Squirtle. Squirtle decided it would like to join you. Would you like to take Squirtle with you? Ovviamente sì. Abbiamo un posto in squadra almeno? No, non voglio darlo. Ok. È stato mandato al PC il povero Squirtle. A questo punto andiamo a prenderlo, va? Ok. Qui ci sono un sacco di Squirtle ora. Grazie per averci aiutato in questa città. Vorrei darti questi. E appunto ci dà gli occhiali neri, giustamente, che daremo ovviamente a Squirtle. Ovviamente. Vediamo cosa dice ora la signora, se ha cambiato il suo dialogo. Ah, il gruppo di sulla squadra di Squirtle ora stanno agendo come dei pompieri per la città? Chi l'avrebbe mai detto? Ne avevo detto, signora, che grazie a me avrebbero cambiato qualcosa questi Squirtle. Ok, questo ci dice sempre che appunto Aranciopoli è a sud di qui. Noi a questo punto andiamo a prendere... Cioè, andiamo a prendere Squirtle al centro Pokémon. Ecco qua, al percorso 24 che continua a piovere. Curiamoci. E abbiamo la nostra squadra di 6 Pokémon. Sì. Vorrei spostare i Pokémon. Questo va bene? Sì, ok. Vai, vieni Squirtle. Ah, ha già i Black Glasses, tra l'altro lui. Li tiene già come... Ok. Li tiene già come oggetto. Diamo un'occhiata al nostro Squirtle, allora. Livello 15. Lux Nature. Devo vedere cosa sia la natura Lux, appunto. Ha gli occhiali neri. Ha una buona difesa. Ok. Aspettate, però. Si vede qui chi viene aumentato. Aspetta, Pikachu, fammi vedere. Ok, il rosso è quello che viene aumentato, il blu è quello che viene diminuito. Come vedete, appunto, l'attacco speciale di Pikachu è bassissimo rispetto anche solo all'attacco e alla velocità. Quindi il blu è quello che viene diminuito. Andiamo a vedere Squirtle. Ok, gli aumenta la difesa e gli diminuisce la difesa speciale. È un buon tank fisico. Può diventare un buon tank fisico, niente male. Lui ha la natura neutra, come avevo detto, anche lui. E Charmander invece... Lui appunto ha la natura che diminuisce l'attacco speciale e gli aumenta la difesa, purtroppo. Un'altra natura pessima. Ma fortunatamente Butterfree tra un po' lo scambieremo e non sarà più un nostro problema. Mentre lui ha una natura neutra, che va bene. La natura neutra va più che bene per Charmander. Ok. Buono. Perfetto. Direi che appunto possiamo proseguire verso Aranciopoli e arrivare almeno ad Aranciopoli. Qui non ci sono più gli Squirtle. Oh, iniziamo a battere le pigliamosche. Le pigliamosche però con Charmeleon, che ha lanciafiamme. Wow. Pronti ad arrostire qualche bruco? Vai. Farà un botto di esperienza Charmeleon. Beedrill, no. Vai, vai, continua. Ah, Twin Blade, eh? Mi ha avvelenato, che infame!
che infame. Bruciala. Ah, tra l'altro non muore nemmeno. Va bene. Manco muore, usiamo Ira. Dovrebbe bastare. Guarda quanto fa male. Livello 17 e livello 18. Ottimo. Purtroppo è stato avvelenato il nostro Charmeleon. Manderà in campo Kakuna. E io lo arrostirò. No, ho usato Ira per sbaglio. Vabbè. Prossimo turno lo arrostiamo. Vai. Vai, Flamethrower. Perfetto. Torniamo un attimo al centro Pokémon a curarci Pokémon, dato che non abbiamo molti oggetti di cura. È una cosa che dovrei effettivamente sistemare. Quando arriviamo ad Aranciopoli comprerò un po' di roba. Anche perché abbiamo battuto tanti allenatori, dovremmo avere un po' di soldi effettivamente. Per adesso l'allenamento di Squirtle lo rimandiamo, eh. Alleniamo per bene Charmeleon, facciamolo arrivare ad un livello decoroso. Almeno al 20. E poi vediamo di iniziare anche a pensare a Squirtle. Tra l'altro non abbiamo visto che mosse ha Squirtle, lo sbaglio. Qui troviamo un etere, invisibile. Diamo un'occhiata alle mosse di Squirtle, un secondo. Water Gun, Skull Bash, Tackle e Bubble Beam. Niente male. Soprattutto per Bubble Beam. Ah, qui abbiamo i campeggisti. I piccioncini, due piccioncine. Camper Jeff. Sì, arrostiamo il topo di Jeff con Flamethrower. Sì, praticamente OP dare Flamethrower a un Pokémon a livello 15, eh. Fire Fang? Sì. Fire Fang, sì. Assolutamente, al posto di Rage, che non serve assolutamente a nulla. Pikachu, ok. Contro Pikachu direi di lasciare Charmeleon e usare Flamethrower. Ah, lui va di Double Kick, va bene. E noi di Flamethrower. Addio Pikachu. Poi battiamo anche la tua ragazza. Eccoci qua, Nancy. Che manda in campo Spearow. Vai, Flamethrower. Vabbè, OP ragazzi, cioè OP Charmeleon. PJ? Cambiamo, iniziamo ad allenare anche Squirtle, dai. Altrimenti si allena solo Charmeleon e non ha senso. Ci serve che Squirtle sia utile in qualche modo. Anche se non so se farlo evolvere adesso, sinceramente. Bubble Beam? Niente male, Bubble Beam. Squirtle resiste molto fisicamente, come avete visto. Tre mosse di un PG di livello superiore non gli hanno fatto nulla. Ok, andiamo contro quest'altro pigliamosche. Elia. Che manda in campo Butterfree. Questi sono tantissimi succosi punti esperienza, eh. Flamethrower, addio Butterfree. E invece resiste. E per fortuna usa Gust. Che fa un colpo critico, va bene. Dico, per fortuna usa Gust al posto di Velen Polvere o altre stronzate varie. Ok. Battuto anche lui. Qui c'è qualche strumento invisibile, non sembra. E da questa parte? Forse sì. Diamo un'occhiata. Non sembra nemmeno qui. Qui dentro? Nemmeno. E qui sopra niente, ok. Andiamo a sfidare allora questi due allenatori. Pronto Bob? Pronto. Doppia? Ok, doppia sfida. Alice e Bob. Comando nel campo Squirtle e Eevee. Noi con Charmeleon e Butterfree non siamo messi molto bene effettivamente. Allora, arrostiamo Eevee. E disintegriamo del tutto Eevee in caso rimanga in vita. Ok, no, è morto, perfetto. Charmeleon al 21, Butterfree al 18. Water Pulse su Charmeleon che morirà, va bene, va bene. Non è un problema. Noi a questo punto mandiamo Bulbasaur.
Bulbasaur con Seed Bomb e lei con Psybeam. Vai così, boom, distrutto. Bene, dovremmo aver battuto tutti gli allenatori di questo percorso e potremmo arrivare ad Aranciopoli, credo, no? Qui sotto. Qui c'è uno strumento invisibile. Nope. Ah, no, no, prima di Aranciopoli c'è il faro. Con un Krabby, tra l'altro, che okay, no, queste cose le facciamo nel prossimo episodio. Sto vedendo un po' troppo, effettivamente, eh. Vi sto già facendo vedere troppo. Quindi, andiamo a curarci. E per questo video è tutto. Grazie per aver seguito appunto questa puntata su Pokémon Fire Rush. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Rush e qual è il vostro gioco Pokémon preferito. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere che va a curarsi Pokémon è tutto. Al prossimo video!